Ciao Viri. Ciao Buffet. O Clemente, o Pia, o dolce Vergine Maria. Maria, composta dal beato Giovanni Paolo II. Maria, orienta le nostre scelte di vita, confortaci nell'ora della prova, affinché i fedeli a Dio e all'uomo affrontiamo con lunga audacia i sentieri misteriosi dell'etere, per recare alla mente e dal cuore di ogni persona la luce gioiosa di Cristo, redentore dell'uomo. Maria, stella dell'evangelizzazione, cammina con noi. Da Radio Maria e sì la sua protettrice. Eri degli abati e di quanti reggono una comunità religiosa. Giovanni Crivello scrisse per studiare la sintesi della dottrina spirituale negli anni successivi alla sua esperienza di Anacoreta, ma dovette togliere dalla presidenza per essere posto alla guida del monastero del Monte Sinai. Il sessantenne Anacoreta accorse per obbedienza l'invito a trascrivere il risultato delle sue lunghe meditazioni sulla pratica delle virtù cristiane. Nacque così uno dei più letti trattati di teologia ascetica, che fin dalla prima pubblicazione ebbe una diffusione vastissima. La sua scala è fatta di 30 gradini, cioè 30 capitoli corrispondenti agli anni della vita di Gesù, e sviluppa in tre parti il cammino o progresso dell'anima verso la perfezione, partendo dalla rinuncia al mondo per arrivare, mediante la lotta contro i vizi e l'acquisto delle virtù, alla vetta della perfezione interiore, costituita dall'unione con Dio per mezzo della carità. Tantissimi auguri a coloro che festeggiano l'onomastico, il compleanno, l'anniversario di matrimonio, il giorno del battesimo o altre ricorrenze di carattere religioso. E a tutti voi ascoltatori, soprattutto a voi cari malati, auguriamo una giornata serena. Del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Eterno riposo, dona loro, Signore. Splenda ad essi la luce perpetua, posino in pace. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Del santuario e donò il convento a San Paolo della Croce, fondatore della congregazione dei Chierici Scalzi della Santissima Croce e Passione del nostro Signore Gesù Cristo. Attiguo al santuario sorse quindi il terzo ritiro della congregazione passionista, che oggi è abitato da una comunità di religiosi dedicati a provvedere al culto del martire e alla vita spirituale della parrocchia e dei paesi vicini. Oggi il santuario di Santo Tizio ha due altari, uno in alto a cui conducono due scale concentriche e l'altro con l'urna del santo nella cripta. Dietro tutto intorno si estende il cimitero dei primi cristiani, la catacomba. Suggestivo per gli ambulacri e i loculi visibili lungo le pareti e nel suolo. In una cella laterale a pochi metri dall'altare si trova un masso di travertino sul quale dai resti storici si dice che il martire celebrasse i sacri riti. Ora iniziamo questo incontro di preghiera con la recita del Santo Rosario che è guidato dal rettore Padre Aldo. Seguono le lodi del venerdì della quinta settimana di Quaresima inserite nella Santa Messa, che è presieduta dal provinciale dei padri passionisti Padre Fiorenzo Bordo. Concelebrano Padre Pablo e Padre Di Grado, passionisti. La preghiera è animata dal coro della parrocchia San Paolo della Croce. Siamo quasi al termine della Quaresima, ci prepariamo a vivere la Settimana Santa, centro e culmine della vita e della missione di Gesù e della nostra esperienza di fede. Chiediamo per intercessione della Vergine Maria di poter seguire Gesù sul cammino della croce per giungere anche noi con lui alla risurrezione. Preghiamo per il Santo Padre Benedetto XVI, per la santificazione dei sacerdoti, per le vocazioni sacerdotali e religiose. Ricordiamo in modo particolare tutti i malati, i sofferenti e per quanti a titolo diverso si raccomandano alla nostra preghiera. Santa preghiera a tutti. Oh Dio, vieni a salvarmi. Nel primo mistero di dolore si contempla l'agonia di Gesù nel nostro mondo. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato.